quello che abbiamo fatto era la scelta che abbiamo portato avanti, che portiamo avanti, è stata una scelta difficile, una scelta dolorosa, sofferta, ma maturata perché necessaria. Necessaria perché è cresciuto sempre di più questo sentimento di difficoltà, di fatica a sentire il PD come casa propria, in particolare in questi ultimi mesi, se non negli ultimi anni. E troppe volte siamo scesi in piazza insieme a manifestare contro le politiche del PD portato, guidato da Matteo Renzi, penso quindi alla JAP, alla buona scuola, penso al referendum costituzionale, al processo di livello, e per poi senza tralasciare la questione economica o finanziaria. Credo che il Partito Democratico non sia più quello spazio politico dove portare avanti le battaglie, le mie battaglie personali politiche, dove dimenticare i miei ideali, i miei valori che mi hanno portato poi a appassionarmi alla politica e arrivare fino a qui. Credo quindi che sia opportuno e giusto costruire questo nuovo soggetto politico, formare questo nuovo progetto che veda la ricostruzione di un centro-sinistra più stabile, più forte, più largo, necessario per ragionare i nuovi e vecchi populismi e per ripartire, che riparta dai problemi del paese reale, dal lavoro come ricorda il nostro nome, ma anche dai diritti, dalla questione sociale, dalla welfare. Su questo sia a livello nazionale che a livello locale ci impegneremo. E tutto questo però è in un'ottica di giustizia sociale, di uguaglianza che credo sia mancata ultimamente nella scena politica, anche del Partito Democratico. Allora, da Parlato, Alessio Rossi sarà il nuovo capogruppo del gruppo MDP in Palazzo Vecchio. Come ha detto, ci sono i motivi per cui noi abbiamo ritenuto di poter fare meglio il nostro lavoro nei confronti dei cittadini e della città stessa da questo nuovo punto di vista, un movimento che appunto come ha già detto si preferisce lo scopo di riaggregare tante persone che nel corso del tempo hanno valutato che il Partito Democratico, che è stato una grande forza, che peraltro io stessa ho contribuito a fondare, abbia quindi declinato verso politiche ormai abbastanza riconoscibili su alcuni argomenti specifici verso destra. Noi riteniamo invece che si debba richiamare un po' alla politica tutto quel mondo dell'astensionismo che ci riporta ad una cittadinanza attiva, ad un protagonismo sociale, a ritrovare le ragioni, come dire, dei più deboli e quindi noi ci mettiamo al servizio di questo nuovo movimento. Non è ancora un partito, in questo momento è un movimento che ha proprio lo scopo di riaggregare e allargare il campo del centro-sinistra, tant'è vero che noi ci collochiamo all'interno di Palazzo Vecchio, all'interno della maggioranza, con la nostra precisa visione, perché certamente su tutta una serie di tematiche abbiamo appoggiato prima ieri, continueremo a farlo, questa maggioranza, per esempio al sistema finanziario, al sistema della mobilità, ad alcuni elementi cardine della rigenerazione urbana, insomma una serie di temi che noi continueremo a coltivare, ma già nel tempo ci sono stati dei distinguo su alcune cose importanti, che sono l'accessibilità al centro storico, che sono spese che per noi non sono adeguate, come i famosi 5 milioni per lo studio del sottoattraversamento della tramvia, i grandi sbuoni sotto Firenze, siamo da questo punto di vista contrari, come è ormai storica la posizione di contrarietà all'allungamento della pista aeroportuale fino a 2400 metri. Quindi noi rimaniamo in maggioranza, continueremo a dare il nostro contributo proposito.
Certamente cercheremo anche di far pesare anche le scelte future. Faccio un esempio sulla questione ora, che è all'ordine del giorno dell'accesso alle case popolari, dove il sindaco ha proposto di innalzare da 5 a 10 anni il limite della legge regionale per poter accedere alle case popolari da parte degli stranieri. Qui dichiariamo subito la nostra netta contrarietà, proprio perché a livello parlamentare appoggiamo noi insieme con il governo Gentiloni, parlamentare appoggiamo la legge sullo ius soli, per cui se un bambino nasce in Italia diventa bambino italiano. Ecco, questa è una contraddizione che noi si vuole sottolineare, e se un bambino nasce in Italia, c'è un bambino italiano, la famiglia è italiana o straniera? Secondo me è italiana tutta la famiglia. E al di là di questo noi faremo anche delle proposte, perché comunque il problema c'è, il problema della convivenza nei condomini c'è, non è bello che ci siano dei condomini a prevalenza di un'etnia piuttosto che un'altra, quindi il problema c'è, però per esempio noi l'affronteremo da un altro punto di vista, che non è quello di cambiare le regole del gioco pur sull'opera, ma piuttosto riflettere su una politica urbanistica che sul patrimonio EP distribuisce meglio e non fa grossi agglomerati di case popolari, per esempio. Quindi da questo punto di vista noi faremo delle proposte e crediamo in questo modo di dare un contributo fattivo alla risoluzione dei problemi. I problemi non vanno negati, però si possono rispondere ai problemi da un punto di vista o da un altro. La nostra abitudine è quella di dare una risposta da sinistra sui problemi dell'inserimento, dell'inclusione, della sicurezza, sono tutti problemi veri che non si possono certamente negare, ma che hanno bisogno di un taglio nuovo e diverso, così come rispetto alle persone più deboli, più fragili, più anziani, eccetera, eccetera. Uno dei punti più importanti sarà anche per noi a Firenze l'attenzione al mondo giovanile e al mondo del lavoro, e come si farà nella prossima nominazione in Consiglio Comunale, per esempio sulla discriminazione sui luoghi del lavoro a partire da quella delle donne. E vedremo per esempio venerdì mattina la presentazione del progetto del nuovo stadio, e lì, come dire, non ci esprimiamo oggi, ci esprimeremo dopo la presentazione del progetto, però noi per noi il problema non è fare lo stadio, è come si inserisce lo stadio nel contesto urbano, la viabilità, la quadrante, già molto congestionato, quindi si tratta di entrare con i piedi nel piatto della proposta in maniera non acritica. Certamente non ci deve essere un peso economico per la città, e questione delle questioni, non si sposta una virgola finché non sono risolte del tutto le questioni della Mercafir, perché per noi, come dire, lo stadio per noi è importante per la città, è attesa tutto quanto, però dal nostro punto di vista, nell'ordine delle priorità, viene prima il funzionamento del mercato ortofrutticolo, dei lavoratori del mercato ortofrutticolo, piuttosto che lo stadio. Dopodiché, con tutte le condizioni messe a posto,